Bentornati al programma Cristiani Oggi, l'attualità del messaggio dell'Evangelo, della parola di Dio, quella che ho in mano è la Sacra Bibbia, appunto la parola del Signore. Tra l'altro regaliamo una copia del Vangelo a tutti coloro che non ce l'hanno, quindi se non avete questo tesoro in casa vostra che è il Vangelo, la parola di Dio, nel corso del programma daremo in due momenti il nostro indirizzo, annotatelo perché vorremmo inviarvelo gratuitamente, quindi preparatevi a prendere nota del nostro indirizzo, potete anche scriverci una mail, mettervi in contatto con noi in qualunque modo. Il programma di oggi presenta la sintesi di un evento di evangelizzazione che si è tenuto a Roma presso l'Hotel Pineta Palace recentemente. È stato denominato Cuori Nuovi. Questa espressione naturalmente ha un'origine proprio dalla Bibbia, la parola del Signore. L'espressione cuore viene usata anche comunemente e denota non soltanto l'organo muscolare che costituisce il centro motore dell'apparato circolatorio, ma anche il centro della vita affettiva, spirituale, la zona più fitta, spessa dell'essere umano. Bene, la Bibbia parla del cuore e Dio dice che il cuore dell'uomo purtroppo è malvagio. E nel libro del profeta Ezechiele, sentite cosa dice il Signore, dice: gettate via da voi tutte le vostre trasgressioni per le quali avete peccato, fatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Questo al capitolo 18, ma poi al capitolo 36 Dio dice: io vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Dio che esige da noi un cuore nuovo è Lui stesso che poi dice: io vi darò un cuore nuovo. Nel Nuovo Testamento, nella lettera agli Ebrei, è scritto: badate fratelli che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente. Nella meditazione dalla parola di Dio si parlerà anche di questo, di un cuore malvagio e incredulo che a volte si trova in una persona che apparentemente sembrerebbe brava, religiosa. Sentiremo anche questo, ma non voglio aggiungere altro, lascio a voi il proseguo di questo evento. Intanto sentiamo Danilo che ci racconta la sua storia, la sua testimonianza, e poi Nico e Serena eseguiranno un bell'inno. Ascoltiamo. Prima di conoscere Dio facevo una vita un po' particolare, vivevo di notte e di notte la vita è completamente diversa da quella che si vive di giorno. Vivevo di notte perché vivevo nelle discoteche, ero un cubista, nel senso che non so quanti sanno che cos'è un cubista, è uno che sale sopra un cubo in mezzo a folle, a tanta gente e balla per tutta la notte, e questa è stata la mia vita per tanti anni. Ho fatto i primi rave che erano qui in Italia, a Barberino del Mugello, a Borgo Sabotino, e poi tante altre feste per tutta Italia, in particolare dove lavoravamo, qui a Roma ma anche a Riccione. Questa era la nostra vita. E vivere di notte in questi ambienti, chi ci ha vissuto non lo so, chi li frequenta sa che è una vita completamente differente, cioè si è legati da tante altre cose, e purtroppo io ero completamente immerso in questa vita, tutte le serate, tutti i giorni della settimana ero lì dentro, soprattutto il sabato, poi la domenica, e così viaggiavamo, mi divertivo perché avevo tutto quello che un ragazzo a 23-24 anni può desiderare di avere: una bella macchina, delle donne, ero conosciuto, diciamo avevo tante amicizie buone, conoscevo tante persone, entravo in tutta Roma senza pagare nemmeno un biglietto, e questo a un ragazzo di 23-24 anni è la cosa più bella che si può avere. Però ricordo, e devo essere sincero, che molto spesso, e questo mi è capitato e ci ho meditato tanto anche prima di conoscere il Signore, quando tornavo la mattina a casa e molto spesso non riuscivo nemmeno a prendere sonno, io mi domandavo, diciamo, se era qualcosa che non mi dava gioia, qualcosa che rimaneva, un peso, non so come dirvelo. La macchina rimaneva al parcheggio, le donne non c'erano più, la musica si era spenta, io stavo su quel letto e c'era qualcosa comunque che mi mancava. E così la mia vita è andata avanti per diversi anni,
fino a che poi un giorno è successo qualcosa di incredibile. Qualcuno attraverso, diciamo, mia moglie, una credente, parlò a lei del Signore. Io, per fare contenta lei, un giorno andai in una chiesa dove veniva annunciato l'Evangelo. E io andai per fare contento a mia moglie, e lì andai e rimasi colpito. E lì a me mi si aprì in quel momento qualcosa. E cominciai allora a frequentare questa chiesa, ma soprattutto mi regalarono una Bibbia. Cominciai a leggere la Bibbia e cominciai a leggerla. Più la leggevo e succedeva qualcosa di bello. Erano anni che non piangevo più, e ogni volta che aprivo questo libro e leggevo, io iniziavo a piangere con un piangio di gioia. Qualcosa di straordinario. Ripeto, erano anni, da quando ero bambino, che non piangevo più. E questo continuò per un bel po' di tempo, fino a che poi un giorno mi accorsi che il Signore stava cercando la mia vita, mi stava veramente chiamando. Solo che le due vite non potevano avere, non potevano stare insieme. E allora mi ricordo una sera, non la dimenticherò mai, ero nella mia cameretta, non c'era nessuna chiesa, nessuna religione, non c'erano pastori, non c'erano preti, non c'erano persone che potevano influenzarmi, non c'era nessuno. Ero io nella mia cameretta chiusa con la Bibbia e feci una preghiera con tutto il cuore. Ho detto: Signore, mi hanno detto che mi ami, mi hanno detto che ti puoi prendere cura di me, che puoi perdonare i miei peccati. Signore, se veramente tu esisti, io sono qui. Aprì la Bibbia, come si dice, così, e lessi un versetto bellissimo dove Gesù dice: colui che viene a me io non lo caccio via. E da quel momento io cominciai a piangere. Per la prima volta io ho sentito profondamente nel mio cuore la presenza di Dio. E in quel momento ho realizzato che quello che stavo vivendo in quei pochi minuti dentro quella cameretta non era niente a che vedere con le serate, i soldi, le donne, la musica, tutto quello che avevo vissuto per tanto tempo. Dio ha cominciato a cambiare profondamente il mio cuore. È stata un'opera gloriosa, perché mi ha dovuto liberare da tanti vizi, da tanti legami che avevo, soprattutto con la musica. Ma piano piano, giorno dopo giorno, Dio l'ha fatto e mi ha dato un cuore nuovo, completamente trasformato. Mi ha cambiato la vita, me l'ha trasformata gloriosamente, e adesso la cosa più bella è quella di stargli vicino, di servirlo e di aspettarlo. E l'unico consiglio che mi sento di dare: Dio esiste, e quando entra nel cuore fa qualcosa di straordinario, e io spero che lo faccia anche in te. Dio ci benedica. Che amore.
Bene, è il momento della posta. Sto per dare l'indirizzo, preparatevi ad annotarlo. Ci ha scritto Jean da Syracuse, New York. Ormai tramite il web i programmi arrivano in tutto il mondo. Dice: voglio ringraziarvi per il vostro programma su internet. Sono un americano, vivo a Syracuse, New York, e ascolto le trasmissioni quasi ogni giorno e la sera le registro. Sono un credente da 20 anni. Mia madre, che è nata in Italia, è una donna molto religiosa. Sono 4 mesi che vi ho scoperto e sono quasi 2 mesi che ora mia madre guarda Cristiani Oggi con me. Voi siete la risposta a una mia preghiera e adesso possiamo guardarvi insieme. Molto bella questa mail. Ringraziamo Gino di averci scritto. Scriveteci anche voi. Ecco il nostro indirizzo: Cristiani Oggi, casella postale 15, 00011, Tivoli Terme, Roma. Per la posta elettronica, cristianioggitv@assembleedidio.org. Scriveteci oggi stesso e vi invieremo gratuitamente il Vangelo di Giovanni, ma non dimenticate di indicare il vostro indirizzo. Ora spazio alla predicazione della parola di Dio da parte del pastore Salvatore Cusumano. Prima lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 1, leggiamo i versetti da 13 a 15. Prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma misericordia mi è stata fatta, perché agivo per ignoranza nella mia incredulità. E la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Certa è questa affermazione, è degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Parole che abbiamo letto suonerebbero del tutto, tra virgolette, normali, ma abbiamo ascoltato, insomma, di un uomo che tra l'altro viene pure chiamato santo, San Paolo, che racconta che prima, in un suo passato, era un bestemmiatore, un persecutore, un violento. Tutto sommato ci ritroviamo nell'ordine delle cose. Essendo un uomo di chiesa, addirittura, dicevo, proclamato, reputato santo, non dice nulla di eccezionale. Ci sta tutta, no? Anzi, voglio dire, affascina pure la figura di colui che dice, racconta di un passato terribile, di una vita, insomma, scandalosa, e che poi, a seguito della fede, ora invece è diventato una persona per bene, buono, pieno d'amore. Insomma, penso che ci sia nulla di così particolarmente sconvolgente in queste parole, se non tenessimo conto che chi scrive queste parole nel prima non era un frequentatore di luoghi malfamati, non era un uomo dedito alla violenza gratuita, un componente di qualche banda di scalmanati, dunque bestemmiatore, violento. No, chi scrive queste parole riferendosi al prima parla della sua vita di religioso. Perché Paolo, prima di diventare, poi spiegherò, cristiano, ripeto, non era un ultras, non era una persona che viveva agli angoli delle strade e estorceva il denaro. Era un uomo tutto casa e sinagoga, tutto Bibbia e Bibbia. E qui ciò che stasera dobbiamo considerare: io agivo per ignoranza nella mia incredulità.
ci sta dicendo che era senza fede. In breve, vorrei parlarvi dell'incredulità, dove non ci aspetteremmo mai di trovarla, dell'incredulità nel cuore di chi si professa alle volte credente, ma sì, ma largo, dell'incredulità anche nelle chiese. Stasera l'Apostolo Paolo, o meglio, lo scritto che abbiamo sotto gli occhi, in questo senso ci sconvolge. La domanda è: possibile? Possibile che un uomo simile fosse un bestemmiatore? Ma non era un volgare, triviale, dicevo frequentatore di bettole Paolo. Era un violento, dice di se stesso, un persecutore, in qualche modo lo era nei confronti dei cristiani. E tutto ciò, afferma, e lo ripeto, perché era incredulo. Ma cosa intende il nostro Paolo in questa sua testimonianza? Agivo per ignoranza, nella mia incredulità. Ignorante? Ma pensate, impropriamente oggi potremmo dire che era un teologo. Meno male che era ignorante. Da bambino aveva imparato a memoria quantomeno i primi 5 libri della Bibbia e i libri di Mosè. Cioè, a memoria vuol dire a memoria. Ci sta spiegando il testo, insegna il Nuovo Testamento, insegna Gesù, che vi è una differenza profonda fra sapere e conoscere. Sapere tutto riguardo Dio non vuol dire conoscere Dio. Parlare di Dio non vuol dire avere una comunione con Dio. Lui sapeva, ma non conosceva. Lui ricordava, ma non realizzava. Lui frequentava, ma non sentiva. Io vorrei che nessuno stasera pensasse che, si illudesse che è esente da questa, chiamiamola, da questa macchia, l'incredulità. Vorrei che nessuno pensasse che quello che stiamo dicendo e facendo è soltanto per bestemmiatori, persecutori, violenti, con questo intendiamo lo scarto della società. Scriverà sempre il nostro apostolo: non vi è un giusto dinanzi a Dio, neanche uno. Vivere dietro l'etichetta di qualsiasi, dietro la tabella di qualsiasi chiesa, organizzazione, di qualsiasi genere, non vuol dire vivere all'ombra della grazia di Dio. Vuol dire semplicemente vivere dietro una tabella. Sapere non vuol dire perciò conoscere. La domanda non è quanto grande è la tabella, o l'esperienza, o gli anni che abbiamo nelle cose religiose, ma quanto profonda è la grazia di Dio in noi. Lo feci per ignoranza. Sì, perché nel testo ignoranza non vuol dire non sapere, ma vuol dire assenza di conoscenza, di esperienza. Ora, sempre in questa serie di scritti, l'Apostolo Paolo fa un'altra affermazione e la trae sempre dalla sua esperienza. Parla persone che hanno l'apparenza, la forma della devozione cristiana, ma ne hanno rinnegata la potenza. Lo facevo per ignoranza, nella mia incredulità. Sapevo, ma non realizzavo. Parlavo, ma non avevo. E non avevo, ed ecco qui l'incredulità, non avevo per fede in qualche modo fatto mio per me, non per gli altri. Predicava Paolo, ma predicava agli altri. Spiegava la Bibbia Paolo, e la spiegava agli altri. Ma in realtà lui ciò che spiegava agli altri non lo aveva realizzato in sé, ma soprattutto non aveva realizzato la potenza di Dio.
Ora noi siamo qui e annunciamo Cristo crocifisso, sapienza e potenza di Dio. Cosa vuol dire traduzione? Vuol dire che Gesù non è una parola, Gesù è una persona. Vuol dire che non è sufficiente sapere, ma noi possiamo reputarci cristiani se quella potenza divina la realizziamo in noi e la realizziamo nel modo più grande possibile. Noi annunciamo Cristo crocifisso. Sai perché Gesù è morto in croce? Qualcuno mi dirà, l'hanno tradito, i soliti giochi di partito. No. I farisei, perché da qualche secolo a questa parte la colpa è sempre dei farisei. Anzi, se si vuole insultare in modo elegante qualcuno lo si chiama fariseo. Se volete condire, aggiungete scriba. Se poi volete essere espliciti, ipocrita. No, non sono stati i farisei. Gesù ci spiega nel Vangelo, e lo dice lui, nessuno mi toglie la vita, io la depongo da me. E aggiunge da qualche altra parte, che egli è morto, voleva morire, doveva morire in croce, ed è morto per il nostro riscatto. Noi predichiamo Cristo, non te, non me, Cristo crocifisso, non perché amiamo e ci dilettiamo nella contemplazione della passione, ma perché sappiamo che per quella vita offerta il nostro debito è pagato. Saremo pure ingiusti, saremo lontani, bestemmiatori o meno, come Paolo, religiosi, come vi pare, ma sappiamo che per un atto di fede, per la nostra fiducia nella sua opera, Dio perdona il nostro peccato. Lo feci per incredulità. Poi accadde qualcosa. Paolo non cambiò religione, tutt'altro, ma lui cambiò attitudine rispetto a Cristo. Lui non chiuse con la sua vecchia religione, ma lui aprì il cuore al Signore Gesù. Paolo, Paolo, perché mi perseguiti? Chi sei? Io sono Gesù, che tu perseguiti. Che incontro stupendo, meraviglioso, improvviso, reale, diretto. Dio voglia che questo sia l'incontro tuo ora, non stasera, ora. E in quel momento tutti i versetti, tutte le citazioni, tutta la cultura, via, evaporata. Perché quando siamo dinanzi al Signore non conta nulla. Ma in quel momento non fu incenerito, non fu bruciato, non fu condannato, semplicemente in quel momento fu convinto. Chi sei? Chi parla? Chi è? Non vedo. Non ti preoccupare di guardarmi in volto, non devi sapere altro che io sono Gesù. Cos'è ciò che sento nell'animo? Cos'è questa strana atmosfera? Ma cos'è questa parola che mi entra nel cuore? Cos'è? Non ti preoccupare, cosa non è? Ciò che ti importa è chi ti parla, e non è sicuramente il sottoscritto. Io sono Gesù, che tu perseguiti, ma ora alzati, va, ho qualcosa per te. Alzò, andò e trovò molto più di quanto lui stesso potesse avere immaginato fino a quel punto. Non cambiò religione, semplicemente attitudine rispetto a Cristo. Lui divenne un uomo nuovo, perché per un attimo, che si prolungò per tutta la vita, seppe riporre la sua fede in colui che era morto ed era risorto per lui. Scriverà in un'altra lettera Paolo, io so, e guardate che di solito non è come noi, non era individualista, noi molte volte siamo individualisti, no? Io, Gesù, io... ti prego io ti amo, io, sempre parliamo di noi. Paolo nelle sue lettere invece parla sempre al plurale, ma in un caso, nella lettera ai Galati, dice io so che il Signore è morto per me. È un'espressione dolcissima. Noi sappiamo che Gesù è morto per ognuno di noi e per quella fiducia abbiamo ottenuto il perdono, la sua grazia. Paolo ci ricorda che l'incredulità spesso la troviamo dove pensiamo di non trovarla. Queste parole ci ricordano che la fede non è legata a quanto sappiamo, cosa frequentiamo e chi pensiamo d'essere.
ma la fede è semplicemente la fiducia nell'opera che il Signore Gesù ha compiuto per ognuno di noi. Pensa, Egli è morto per me. C'è una parola nel Nuovo Testamento che sempre Paolo usa spesso, riscatto. Riscatto pagato per liberare. È quello che ha fatto il Signore sulla croce. Ha pagato il riscatto affinché noi fossimo liberati. Da tutta una serie di legami, legacci, lacci e lacciuoli dei quali non ci rendiamo conto perché spesso sono legati attorno al cuore, all'anima, ma cadono via. E concludo con una domanda. Se abbiamo realizzato concretamente in noi e nella nostra vita la potenza di Cristo, beh, possiamo dire, io so in chi ho creduto. Quando Paolo ritornò dai suoi, non lo riconoscevano quasi, ma è quello? Ancora avevano paura i cristiani, perché pensavano, è il tizio che è venuto e ci doveva perseguitare, non è possibile che è diventato un cristiano, sì, ma io ci casco, ma quando mai? E i suoi stessi, quando lo videro arrivare e incominciò a parlare di Gesù, qualcuno pensò, ma sta scherzando, fai la parte? Da quel momento Paolo continuò a dire e a proclamare, non più io vivo, ma Cristo vive in me. Dunque un religioso incredulo può avere un cuore nuovo. Vogliamo pregare qualche istante? Padre nostro, veniamo a te nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, il tuo figliuolo, e ti ringraziamo per averci concesso di annunciare la tua parola anche oggi. Benedici i nostri amici telespettatori, Signore, te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Bene, cari amici, vi ringraziamo di essere stati con noi questa mezz'ora. Come ho già detto prima, se ci scriverete vi invieremo il Vangelo di Giovanni. In questa edizione tascabile ve lo invieremo gratuitamente, ma mettete il vostro indirizzo. Vi ringraziamo di essere stati con noi, vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione. Pregheremo per voi. Dio vi benedica. Il messaggio di questo programma riguarda personalmente anche te. Cosa farai davanti all'invito di Gesù Cristo il Salvatore? Vorremmo aiutarti a conoscere meglio la persona di Cristo e inviarti gratuitamente una copia del Vangelo. Scrivi a Cristiani Oggi, casella postale 15, 00011, Tivoli Terme, Roma. Dio ti benedica e a presto.